Nell'accogliente struttura del poligono di tiro a segno in via Trattura a Sulmona, nei giorni 22 e 23 novembre si è svolta una gara ad estensione nazionale denominata Trofeo Città di Sulmona. La manifestazione sportiva è stata organizzata dalla sezione di Sulmona del TSN Tiro a Segno Nazionale, associazione sportiva dilettantistica, in collaborazione con il comitato regionale WITS Abruzzo, Unione Italiana Tiro a Segno. Gara riservata ai tesserati WITS. Notevole la partecipazione di varie sezioni da tutta Italia con un gran numero di tiratori. Ricordiamo la sezione di Pescara, L'Aquila, Chieti, Teramo, Lanciano, Caserta, Leonessa, Roma, Siena e persino alcuni tiratori sono venuti da Brindisi. I tiratori hanno partecipato ai vari turni, gara C10 e P10, vale a dire con carabina a metri 10 e pistola a metri 10. In molti turni si sono resi necessari per il gran numero di tiratori appartenenti alle varie categorie, uomini e master, juniores, ragazzi, allievi, gareggiano insieme, sia uomini che donne. Le varie fasi delle gare sono state seguite secondo il rigore del regolamento. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di armi, ancorché in questa gara si utilizzavano armi ad aria compressa, ma le regole devono essere sempre rispettate. Da prima quindi il controllo delle armi e degli indumenti, da apposita commissione, i turni di gara si sono svolti secondo il controllo del direttore di tiro e l'ufficiale di gara. Al di là della gara, in sé queste occasioni sono belle per incontrarsi, socializzare con tiratori provenienti da altre sezioni, alcune molto lontane, abbiamo detto Brindisi. L'effettuazione di una gara è proprio un momento di incontro. Domenica il clou della manifestazione, intorno alle ore 13, concluso l'ultimo turno di gara, tutti, tiratori, organizzatori, ospiti, hanno avuto un momento di ristoro sotto i tendoni allestiti dall'ANA, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Sulmona. E gli alpini, beh, come è noto nella tradizione, hanno anche curato egregiamente il servizio di cucina. Durante questi momenti di relax abbiamo potuto intervistare alcuni giovanissimi, i quali hanno gradito l'ospitalità degli organizzatori, colleghi della sezione di Sulmona. Speriamo bene, attendiamo i risultati della prossima gara. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, speriamo che andrà tutto bene, tutto sommato. È molto accogliente anche come struttura. Ho intrapreso questo sport in un evento organizzato dal poligono e da lì ho deciso di avvicinarmi. Di andare avanti, sì. Ricordiamolo dunque per un attimo gli organizzatori della sezione locale. In primis dobbiamo ricordare il nome del presidente, il dottor Antonio Litigante, il colonnello Antonio Dioreto, presidente regionale del TSN, molto attivo ed anche speaker della premiazione, Franco Gabriele, vicepresidente, e devo ricordare tutto il direttivo e gli altri associati della sezione. Naturalmente sono tutti tiratori, alcuni hanno anche partecipato alla gara. E poi in pomeriggio il momento più atteso, la premiazione, alla presenza del vice sindaco di Sulmona, dottor Luciano Marinucci, e beh, dobbiamo dirlo, sempre presente a tutte le manifestazioni sportive e culturali, senza distinzione di sorta. E anche alla presenza del consigliere nazionale WITS, avvocato Cristiana Di Rocco, naturalmente tiratrice anche lei, ha partecipato anche lei alla gara con carabina ed abbigliamento che abbiamo notato notevolmente tecnico. Una bellissima giornata, soprattutto per i ragazzi che sono qui in poligono. Il poligono del TSN Sulmona è un gioiellino nel cuore dell'Abruzzo, una giornata splendida, quindi tante giovani promesse, speriamo per Rio 2016. Io sono un consigliere nazionale dell'Unione Italiana Tiro a Segno in rappresentanza degli atleti, quindi vedere qui i ragazzi vuol dire che Sulmona ha fatto promozione e anche le altre sezioni dell'Abruzzo chiaramente qui presenti.